Salve ragazzi, cari amici del web, sono ancora io, Andrea Bruno, nel mio viaggio nel Borneo, in Malesia, un posto bellissimo. Sentite il cantico delle creature, gli uccellini. È un posto bellissimo. Oggi è tutto il giorno che viaggio in moto, sono distrutto, mi sono alzato prestissimo, sono veramente distrutto, ho tutte le ossa a pezzi, mi sto rinfocillando. In un'area di sosta ho trovato quest'area di sosta che non ha un nome. Non ha un nome, ho controllato anche con il GPS, questo posto non esiste sulla carta e vi darò una visura di questo posto a 360 gradi. Vi faccio vedere il posto perché è veramente molto attraente. In mezzo alla giungla ci sono dei posti come questo, dei posti che sono il massimo per rinfocillare il cosiddetto turista pellegrino viaggiatore. Eccoci qua. Guardate, lì abbiamo anche uno si è fatto una casetta, abbiamo le panchine e una visuale spettacolare. Abbiamo sotto un piccolo laghetto artificiale, un laghetto artificiale che è fatto molto bene anche una tipica area di sosta alla cinese per sorseggiare il tè. Lì sotto, stando all'antica cultura e tradizione cinese, le persone sorseggiano delle tazze di tè verde rinfocillante. Ecco, questo io sono stato anche nella Valle del Tè in Cina, so benissimo. Queste qui si trovano un po' dappertutto, queste tettoie qua, no? Non solo in Malesia, si trovano a dire la verità anche in Lettonia, ce n'è una antica, penso io, perché si vede che è molto vecchia. Anche in Lettonia ce n'è una proprio davanti dove ho comprato io casa. Eccoci qua, abbiamo uno spettacolo entusiasmante, uno scorcio della foresta, il cinguettio degli uccelli. Tutto è tenuto alla perfezione, il prato tenuto benissimo. Ecco, e al di là abbiamo la strada. Io sono giunto dalla strada, da qui non si vede, quella lì posteggiata lì è la mia moto scassata che ho preso all'aeroporto internazionale di Kuching quando sono arrivato. È tutta traballante. Oggi è tutto il viaggio che devo col manubrio andare a zigzag per correggere la traiettoria. Ho fatto aggiustare il freno che mi aveva andato col freno rotto e come adesso trovavo qualcheduno gli faccio dare una raddrizzata anche al manubrio. Ok ragazzi, il mio viaggio continua anche perché devo fare ancora di strada, mi sono prefissato di arrivare in un posto a circa 50-60 km da qua, circa poco più di un'ora. Io vado proprio pianissimo perché mi gusto il paesaggio, l'emozione del tragitto, non ho fretta. Ecco, anzi, se qualcuno è amante del campeggio potrebbe anche sostare qui perché questo posto qui è proprio bellissimo. Dietro in quella direzione ci sono anche dei percorsi, io sono andato fino lì, ci sono dei percorsi guidati che fanno un giro lì all'interno, sono percorsi molto belli. Turisti non ce ne sono, anche perché se il posto non è segnalato neanche su Google Maps, figuriamoci chi è che lo trova. Poi io sono 3 giorni, incontro solamente facce autoctone, non si incontrano qui persone con le sembianze occidentali. Qualcheduno passerà anche perché ci sono delle strade bellissime e tutto, però la gente occidentale vuole le comodità, si sposta in aereo, si sposta in altro modo. Pochi fanno questi viaggetti, a me piace viaggiare in questo modo qui, il cosiddetto full immersion. Cerco anche il contatto con le popolazioni autoctone, io ho visitato anche diversi villaggi, ho fatto qualche foto e oggi ho in programma di dormire in un villaggio caratteristico e per questo che sto facendo questo viaggio. Ok ragazzi, se
Se vi piacciono i miei video, vi piace la Malesia, io cercherò di raccontarvela così, nel modo più naturale possibile, trasmettendovi le mie emozioni. Mi auguro che abbiate anche voi la possibilità di fare un viaggio bellissimo come il mio, magari in moto. Ecco, la moto, sentire l'aria in faccia, ogni tanto è caldissimo, ogni tanto è fresca perché ci sono le alture, è più reale il viaggio, è più emozionante rispetto a stare chiusi nella macchina con l'aria condizionata. Così, è un viaggio entusiasmante. Seguite le mie orme, continuate a seguire anche i miei video e ci vediamo alla prossima. Ciao amici, ciao!